Allora, io sono Katia Ballacchino, mi occuperò di presentare più che moderare questa sessione di tecnici così brevi che ci sono rimasti. Mi perdonerete, ma appunto cercherò di chiedervi di fare le vostre presentazioni in 5 minuti, quindi scusate la violenza, perché so che questo è proprio di violenza, ma dobbiamo tenerci alle direttive. Tra l'altro ringrazio Kia perché sta rispettando la diversità italiana, perché noi siamo abituati a dei commenti con tempi da casa più lunghi, quindi grazie di aver accolto la nostra, diciamo, il nostro modo di fare, di gestire il convegno in una maniera un po' diversa. Ringrazio anche Rosario per l'ospitalità e il Museo delle Marionette Pasqualino e Ian Viva. Sono molto contenta di far parte di questo gruppo così interessante che mi ha dato moltissimi stimoli, molte riflessioni da fare, ma che non abbiamo in questo momento il tempo di fare. Però una cosa voglio dirla, questo convegno la giornata di ieri e quella di oggi in particolare mi ha posto una domanda: quanto noi somigliamo all'Europa e quanto l'Europa somiglia a noi? Perché tutto questo modo di intendere il patrimonio immateriale, la partecipazione, la comunità in modi completamente diversi, secondo me mi pone molte domande proprio sull'Europa, su come abbiamo una concezione della cultura e di varie cose abbastanza diverse, ed è forse l'aspetto più interessante delle nostre riflessioni. Questo è solo una brevissima introduzione. Allora, iniziamo subito con un ecomuseo italiano, l'Ecomuseo del Casentino, di Andrea Rossi, che è l'unico che conosco un po' meglio, anche perché Andrea ha scritto un articolo insieme ad Emanuela Rossi, una collega antropologa, nella rivista di antropologia museale che è uscita da poco, quindi conosco l'argomento, ma chiaramente, visti i tempi così serrati, dirò soltanto il titolo del tuo intervento e lascerò a te più spazio, quindi 5 minuti e 30 secondi in più, spero, via, per spiegarci di che cosa si tratta. Andrea ci parlerà, siamo in Toscana, e appunto il titolo è I rituali invernali del passaggio al nuovo anno nel Casentino, quindi credo che si tratti di un rituale che si faccia nella notte dell'Epifania della Befana. Passo la parola ad Andrea e a dopo per le domande. Grazie mille. Grazie, buonasera. Grazie per l'opportunità anche per portare dopo la voce della Federazione Francese un po' il punto di vista degli ecomusei italiani in questa importante occasione di confronto. E quindi da questo punto di vista farò una brevissima riflessione proprio sugli ecomusei. L'Ecomuseo del Casentino è tra i promotori di una comunità di pratica che si chiama Mondi Locali degli ecomusei italiani, attiva già da diversi anni, da una decina di anni, e attualmente impegnata anche nella definizione di una rete nazionale e speriamo anche nella creazione di una legge nazionale proprio sugli ecomusei. Questa comunità di pratica ha permesso di condividere una serie di attività, di progettualità, dalla Lombardia al Piemonte fino alla Puglia, e ha creato quindi la possibilità di scambi reciproci tra diverse realtà appunto diffuse sul territorio nazionale. Una degli elementi che mi faceva piacere appunto portare, perché caratterizza fortemente la stagione ecomuseale italiana a partire dagli anni 2000, è il tema delle mappe di comunità, le parish maps cosiddette, importate in Italia dall'ambito anglosassone, quindi dal Common Ground, dall'esperienza di Kim Leslie di West Sussex. La declinazione che è stata data in Italia chiaramente è particolare e hanno rappresentato degli strumenti molto preziosi dell'attivazione di nuovi ecomusei, per la rimotivazione di situazioni già esistenti e soprattutto per la creazione, per l'attivazione di processi partecipati per l'individuazione dei valori materiali e immateriali sul territorio. Chiaramente le mappe di comunità in Italia, quelle diciamo effettivamente tali, perché c'è appunto una stagione che vede come in tutte le cose anche situazioni forse un pochino meno convincenti da questo punto di vista. Ma nel momento in cui sono occasioni di condivisione e di celebrazione del proprio patrimonio, non possono non diventare anche, e forse questa è una verifica da fare, dei programmi disegnati di azione per il futuro.
Quindi che cosa fa un ecomuseo rispetto al proprio patrimonio individuato dalle comunità locali? E questo è il programma di lavoro di un ecomuseo, è quello che appunto è stato desunto dalla mappa di comunità. Sappiamo benissimo che comunque non è un elemento dato per sempre, noi siamo impegnati adesso in una riedizione di una mappa di comunità, appunto affinché non diventi un elemento cristallizzato del proprio patrimonio, ma diventi comunque un riferimento a cui guardare rispetto alle proprie attività. Le implicazioni sono tantissime, basta pensare alle mappe di comunità e al rapporto con i piani paesaggistici, come è avvenuto ad esempio nella regione Puglia, o come nel nostro caso con i piani strutturali di un'intera vallata, quindi dove questi elementi si interfacciano quindi anche con i saperi esperti di chi poi ha un compito di pianificazione territoriale. Ma andiamo oltre, dopo questo accenno, e veniamo appunto alla Comunità del Casentino. È la prima valle dell'Arno in Toscana, una realtà che si è organizzata sul territorio con 16 antenne diffuse, per lo più gestite attraverso il volontariato, corrisponde quindi a una zona omogenea, che è appunto la prima valle dell'Arno, nella quale chiaramente sperimentiamo attività di tipo collaborativo e dove il tema della sussidiarietà fra le associazioni, i privati e gli enti pubblici è un po' lo schema di riferimento, non solamente nella gestione spicciola, ma anche nella gestione delle singole progettualità che cerchiamo di portare avanti. Tra le varie attività, mi sembrava appunto una delle più calzanti per questo tipo di situazione, quella che stiamo portando avanti da circa 2 o 3 anni, dopo aver realizzato una ricerca con degli etnoantropologi sul territorio, in particolare appunto è questa associazione che ci segue da anni, l'associazione Valeggera, con la quale appunto abbiamo un rapporto consolidato nel tempo, e ci siamo resi conto, rispetto ad alcune situazioni che facevano già parte dell'ecomuseo, la volontà da parte di alcuni di questi di proporre delle attività legate alla ripresa di antiche ritualità tradizionali. Sono, come è stato detto, ritualità che riguardano il periodo dell'Epifania, il periodo del passaggio, quindi dal vecchio al nuovo anno, non sono altro che delle anticipazioni dei riti carnevaleschi, e ci sono 6 gruppi informali di persone che le portano avanti, non con continuità, perché è un'espressione libera da parte della comunità, e con modalità molto diverse, dai travestimenti, dai bambini che fanno delle quest itineranti, a persone che si travestono perché vanno a cercare la dote per sposare la Befana, chiaramente c'è anche elementi molto simili alle pupazze, quindi con fantocci che vengono appunto incendiati. Che cosa ha fatto l'Ecomuseo e che cosa cerca di fare? Soprattutto cerca di focalizzare il tema dell'autocentramento, quindi fare queste manifestazioni non per rispondere a degli elementi esogeni di tipo commerciale turistico, ma perché è importante ancora per l'espressione di queste piccole, piccolissime comunità. L'elemento del supporto e del tutoraggio con esperti è un elemento fondamentale, così come quello della promozione di scambi e di confronti tra i singoli soggetti, ma anche con realtà extraterritoriali, perché sappiamo benissimo che in questo mondo si evidenziano le specificità, ma si consolida anche la consapevolezza delle comuni radici culturali. Vado velocissimamente, attraverso questa esperienza penso che si evidenzia un esempio di cooperazione sia verticale che orizzontale, nella quale sono coinvolti diverse tipologie di attori, gruppi informali, associazioni, anche giovani, enti pubblici, ricercatori, per lo sviluppo di una medesima azione culturale verso il rafforzamento di una comunità di eredità. In maniera inconsapevole ci siamo forse resi conto che questo può essere un modo per procedere alla definizione appunto di uno schema di questo tipo. Questa attività ci ha permesso quindi di dare un ruolo nuovo anche all'Ecomuseo. L'Ecomuseo di sua natura sappiamo benissimo che esce sul territorio, non ha questa ingombra di una struttura a volte troppo pesante e autoreferenziale, ma esce naturalmente sul territorio, si contamina e si rapporta con il territorio. Questo ha dato nuova autorevolezza e anche nuova riconoscibilità del museo rispetto al proprio contesto territoriale. Finisco, quali sono i passi futuri?
Questo rappresenta per noi una prima sperimentazione per andare alla costruzione di un atlante del patrimonio immateriale del nostro territorio, da realizzare nell'ambito della strategia delle aree interne, un accordo Stato-Regioni che in Italia va a valorizzare quegli episodi, quelle dimensioni cosiddette sottosviluppate ma piene di potenzialità, e quindi da qui partirà un lavoro che sarà impostato con le scuole del territorio nella definizione, nell'autoriconoscimento dei valori, supportati da alcuni giovani che saranno del territorio, che saranno opportunamente formati attraverso anche la collaborazione dell'Università di Firenze ma anche di Sildea. Grazie. Grazie Andrea anche per la brevità. È molto interessante il discorso sulle mappe di comunità. Peraltro io da poco ho concluso una mappa di comunità in un piccolo paese del Molise che ha tentato di fare una mappa di comunità per reagire a Campobasso, alla città più grande che un po' fagocita appunto questo piccolo paese. Ha utilizzato quindi la mappa di comunità proprio per rispondere, per essere più visibile, quindi è interessante l'uso che la mappa di comunità, che della mappa di comunità si può fare. E quest'anno tra l'altro dovrebbe essere emanata una legge sugli ecomusei, quindi sarà interessante vedere se verrà fatta, come siamo scettici, non lo so, però cosa cambierà e se qualcosa avverrà. Passo la parola a Diana Tenconi, che credo parlerà in italiano, sì. Allora, passiamo dalla Toscana alla Svizzera, appunto al cantone italiano, all'Alto Ticino. L'intervento di Diana Tenconi, che è tra l'altro un'antropologa, un'etnografa, quindi siamo appunto colleghe, quindi l'approccio sarà probabilmente molto simile. Il titolo del tuo intervento è Cultura degli sport invernali. Quindi sarà interessante pensare allo sport invernale come patrimonio immateriale. Vediamo in che senso. Grazie. 5 minuti. Grazie, allora buonasera. Gli sport invernali in Eventina, questa valle nel centro della Svizzera, la valle di lingua italiana, però sottolineo la cultura degli sport invernali perché di cultura si tratta. Una piccola introduzione, nel passato in Eventina si tratta di una zona alpina, quindi si è dovuto sempre fare conto con l'inverno, con il clima rigido, la neve, e quindi nella società già passata erano presenti delle conoscenze legate alla neve, ai vari tipi di nevi, e come si è riuscito a sfruttarla, ad esempio andare con una slitta, scivolare sulla neve, permetteva di portare dei carichi molto più pesanti che farli scendere dalle montagne molto più facilmente d'inverno che d'estate. Anche delle conoscenze legate al pericolo delle valanghe è qualcosa che c'era già nella società. Alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento in Svizzera, in Leventina in questo caso, sto riferendo questa alla Leventina, è nato il concetto di sport sulla neve, quindi trasportato dalle zone turistiche principali che sono sviluppate in Svizzera, da Davos a Moritz. In seguito è arrivato in Leventina e quindi la popolazione si è dedicata a questo tipo di sport, non più per dovere ma proprio per diletto, e quindi nasce anche il concetto di piacere, di attività, una nuova dimensione che porta la gente a stare assieme, quindi a creare una nuova cultura. Il progetto che voglio portare avanti con questo, parlando di cultura sportiva invernale, è proprio dedicato a tutti questi aspetti, queste conoscenze, le pratiche legate agli sport invernali, quindi non solo lo sci, anche il disco su ghiaccio, lo sci di fondo e tutti gli altri sport, attraverso un'esposizione che è prevista per l'anno prossimo, quindi il progetto è in divenire, e un programma di eventi che vuole coinvolgere proprio gli sci club
il team di hockey e anche le scuole svizzere di sci e di snowboard. Per fare questo però è necessario che le comunità e questi gruppi siano coinvolti durante la fase precedente all'esposizione e a questo programma. E qui appunto come vogliamo coinvolgere le persone che vivono in Leventina, che hanno queste conoscenze. È qualcosa che avverrà in modo graduale, l'approccio appunto è antropologico, quindi quasi come una ricerca sul campo, è stato fatto già un primo contatto con le persone, chiaramente identificando chi ha le conoscenze, scegliendo tra virgolette o chiedendo anche la partecipazione, perché ci sono sicuramente anche persone che non hanno intenzione di essere coinvolte, per cui scegliere gli informatori chiave e coinvolgerli prima di tutto nella ricerca di materiali, di testimonianze, quindi una raccolta di testimonianza orale, di materiali appartenuti alle persone del passato ma anche di oggi, legati agli sport invernali, e in una seconda fase coinvolgere queste persone durante la fase di creazione della mostra, quindi proprio nella fase in cui si fanno delle valutazioni, dove si lavora, rilavora il materiale per essere messo in mostra. Una terza fase, dove verranno comunque coinvolte più persone, è al momento dell'apertura, perché l'intenzione è proprio quella di chiedere a alcune di queste persone di essere le guide del museo, quindi all'interno del museo portare le proprie conoscenze e i saperi che sono collegati a questa, io la chiamo cultura, ecco, se è un termine chiaramente molto discusso, quindi perdonatemi, però per capirci. E infine la fase forse più importante, volta al futuro, è quella di avere una continuità di questo lavoro, in cui queste persone, fare in modo che le persone che hanno queste conoscenze siano loro stesse le promotrici della cultura immateriale locale. Come ecco, la domanda della salvaguardia è proprio questa, no? Da un lato la cultura cambia, vedete queste due immagini di come è cambiato l'hockey su ghiaccio, per cui l'obiettivo è di promuovere la presa di coscienza delle persone sul proprio, la propria cultura e coinvolgerli, come detto, in questi progetti. Per concludere, ecco, un'osservazione che si voleva fare era quella che le conoscenze non sono in pericolo, sono sempre nella società, ma lo sport non è percepito come un elemento culturale, quindi l'obiettivo è portare questo elemento a livello di altri elementi culturali e promuoverlo appunto attraverso quello che si è detto, diverse attività e ecco qui vedete farle diventare visibili e infine dare accesso anche a gruppi che magari non visiterebbero il museo se non con temi attuali e legati anche allo sport, alla cultura locale. Grazie Celia. È interessante perché una mostra sugli sport invernali è forse l'unico modo di rendere lo sport invernale inclusivo e non esclusivo, cioè perché lo sport invernale di montagna è una pratica che non è fatta per tutti. Quindi l'idea di condividere attraverso la memoria, l'immagine di famiglia o tutte quelle che sono le pratiche legate alla montagna e allo sport invernale è l'unico modo forse per creare una comunità che
può dire la sua, non soltanto nella pratica dello sport, ma anche nel ricordo, nella memoria, nell'esibizione. È una sollecitazione che ti faccio, perché appunto la montagna è un paesaggio della montagna, e la montagna e lo sport è molto insomma difficile. Passiamo subito a terzo, Marjan Pruden. Marjan è direttrice del Zeus Museum ed è un museo sull'artigianato, o comunque che ci presenta oggi nella sua esposizione una mostra, un itinerario legato agli artigiani, alla pratica artigianale, che passa dalla costruzione di barche, poi ci dirai tu di che tipo, a quelle di vestiti. E la cosa che mi sembrava... Ah, ecco, non avevo notato, li hai portati. La cosa molto interessante che mi sembra è la trasmissione di generazione in generazione di questa pratica. Quindi ti passo la parola, il titolo del tuo intervento è proprio Handwerk, quindi appunto artigianato. Quindi a te la parola, 5 minuti anche per te. Hello. I'm starting with a picture. This is our iconic image, I think, of the museum. And I'm starting with it not because it's about intangible heritage, but it shows how we approach the history of a region and the way we deal with collections. So what you see is called Zeus Meisje, and it's the real iconic figure of the area. And I'm also showing it because you will see later on the dress she's wearing made of artifacts. You will see here on the table and also in the images. Okay, can someone put it for me, the next slide, please? The program I'm talking about is Handwerk. And Handwerk is much more than an exhibition. It's a four-year program in which we focused on two traditional crafts, one concerning carpentry for boats and one of textile handling, folding techniques in the local regional costumes. And we focused on these crafts because they are almost extinguished and they are very much strongly related to the identity of the region and to the identity of the people who live there. What you see is that the program is focusing, it's a three-layer program. We want to secure the knowledge that's still existing, skills and knowledge, but also the stories. We want to collect them, but preserve them also for posterity. We want to pass on this knowledge to a new generation of craftsmanship. In this way, we can ensure the continuity, and we also want to pass it on to a designer, a contemporary designer, because that gives us a possibility to innovate. Because if you pass on this knowledge, and there is no way you can practice your art, your craft, then why should young people start learning this? So we want to show them that you can you can earn a living by practicing these old crafts. So this is economic sustainability. Next one, please. We have these two crafts. One is the carpentry. And in this case, I'm talking about both of them because we worked with different kinds of groups and different kinds of people. And they have different advantages and different drawbacks. This is a small museum in our neighborhood. This is a historical shipyard in IJmuiden, and it consists purely of volunteers who really are practicing this art. And we pass this on, here's the next one, to students from a school. These are youngsters, 15 to 16 year old, and they're following a lower vocational education, focusing on carpentry associated professions. But in this school, they only learn to handle machines. And this, their teachers told us that for them, it is important that their students understand how wood works. And if you do understand the wood, then you will be a better professional. But at the school, there's no opportunity to learn this. So we brought them into contact with the people from the shipyard. Next one, please. And we brought him into contact with this Dutch designer, Casper Labar. And Casper makes chairs. And you might think that it sounds funny, but they both focus on the pack and hole construction. And I'm telling you about this because as a museum, we wanted to focus on
wood carving, because the wood carving is very much associated with the Zeus heritage, and not so much this very ancient technique. Actually, we've been making it for 4,000 years, so it's not specifically for the region. But both of them, the shipyard and the school, said, if you do not understand the basics, then it is no need to learn the frills. No way at all. So, and Kaspar, he is very special because he makes these chairs without screws, without glue. And this craftsmanship is the real reason why these youngsters respected him and wanted to learn from him. And for Kaspar, the process enabled him to start out as a single working man who could not live from his practice, and now he has a small company and he has his own apprentices. I'll take the next one, and that's the regional costume. It's an ancient folding technique used also in the yak, which is the black one. Could you please hold it up for me? And the yak is really the divining practice. Yes, it's very tiny. It's for a grown-up woman. This is the back side. This is a. There are, next one please, next slide. There are only a few women left who can make this, and we work with them instead of the folklore groups, because this is Mrs. Voss, and Mrs. Voss was dressed in regional costume her entire life, but she also made it her entire life. And when you work with these folklore groups, there are usually people from outside who wanted to learn it after they were about 50 or something. So, and she said, these folklore groups, they make believe. There's a theater, there's entertainment, but that's not real. And what I do is real. So we have two different types of traditions. We worked with, the student you see is from a school from Amsterdam, the Master Tailor Institute. And for them, this knowledge is very relevant because they can use it in their own practice. The next one, please, Anton. This is the Dutch designer we used to innovate the program, and now I'm going to this. Can you hold this up for me, please? When you look at it, you might think, and this is just a graphic design. You have to stand up, it's too tall. The yak is made from a piece of fabric like this, and you just fold it until you get something like this. So it's specially made for one body. And when you look at the fabric, if you look at the pattern, this is a very innovative way of documenting, because all the things you see are used as a pattern to fold it into a sweater. And the sweater is using the same technique as this. So this is really special. And I wanted to show you, because we're talking about intangible, but the objects are obviously very important for us. The last one is this one. This is the sweater combined with all these pieces of cloth. Yeah, I'm going to come to the end. To disseminate all the experience we had the last couple of years, we made Handwerk Handbook. And in it we combined the do's and the don'ts. It's kind of a recipe book. How can you enable people to collect their heritage, pass it on to a new generation, and make sure it is contemporary? I'm coming to the end. We have a couple of achievements. One of them, which I'm very proud of, is the fact that both crafts are incorporated in the curriculum at the school. Thus, guaranteeing a kind of continuity. The textile folding techniques are transferred to a pattern and a description, so everyone who can sew can make their own yak, which is special. You do not need your grandmother anymore. It was inspiration for local folklore groups, which I'm also very proud, that to make a real pattern book of all items from the local regional costumes, so everyone can make their own costumes now, which is really special. We made how-to videos for both the artisans and the general public. And what we really learned is that by sharing the power of decision with external parties, created a kind of continuity that we could never guarantee on our own. Downside, I hope you allow me,
cooperation takes so much more time than you think, twice as much as you expected, and you need a lot of patience to find the right partners. Thank you very much. Grazie Marzan di questa interessante presentazione. Mi sembra interessante anche perché insomma sta già dando risultati, quindi dovrete lavorare probabilmente poi sull'uso di questi vestiti che vengono quindi confezionati, avete sostituito le nonne in qualche modo, i consigli delle nonne appunto, e sarebbe interessante capire se poi i costumi tradizionali hanno un uso nella quotidianità della comunità oppure no, cioè come poi le barche, quello che viene costruito è utilizzato o no, o diventa appunto un oggetto da museo, appunto dipende l'utilizzo che se ne fa, magari poi ne parliamo. Però mi sembra molto interessante il vostro progetto, poi in 4 anni insomma avete tempo di lavorare seriamente. Passo la parola all'ultimo intervento di questa sessione, Grietva Ottal, anche qui non pronuncerò mai bene il nome, perdonatemi. Un interessante diciamo esempio di trasformazione di un museo, mi sembra di capire, perché appunto si parla di, siamo in Belgio e il museo è quello di Lille ed è un museo che in realtà Greta appunto ha lavorato sulla trasformazione di questo museo, da 2 musei si è passato ad un unico museo, ci spiegherai tu in che senso e come è diventato un unico museo, quindi il tuo intervento si dedicherà proprio a questa trasformazione del museo, che da museo, se ho capito bene, di arti classiche, di pitture, eccetera, è diventato un museo poi civico, un museo comunale sul patrimonio, sull'heritage. Quindi è interessante capire questa trasformazione. Ti do la parola, il titolo del tuo intervento è proprio Lierse Kant, che ci dirai tu insomma che cosa significa. Grazie. So, in 2014, the decision has been made to transform 2 museums into 1 museum about our local cultural heritage. And one museum was dedicated to local artists, and the other was dedicated to fine arts. So for us it was a very big transition, because we had to think about a new way of operate, a new way of work as a museum, a city museum, and also we had to think about collecting collection, because our collection is not matching very well with our new profile. So we will start in September of this year, and during the previous 2 years we have set out our strategy, content, and program. We want to be a participatory museum. We want to be that because we think that we can, so making connection with communities will give us some meaning of existence. As a small museum, sometimes you have to struggle with that. So we will be a museum made for inhabitants and visitors, and made by inhabitants and visitors. And in the startup, we formed a group of 30 inhabitants to think with them what we are going to show in the new museum. But also in our program, we want to connect with communities and groups and individuals. So participation is a very broad term, and because we are a very small museum and modestly staffed, and we have to operate with a humble budget, we had to appoint the conditions of participatory our program. So for us, we decided that participation will start from a collection needs. Okay, I will go to our general objectives and you can follow what I'm saying.
So we start from a collection need, and the lack of knowledge, the lack of objects or descriptions of ICH is a fundamental condition. So corporations will end up in poor collection that we will integrate in the museum, not always in the possessive way, but also in mapping and managing and documenting the information. So in 17 and 18, we spotlight 5 projects to build up experience in working with local cultural heritage in a participatory way. And 3 of the 5 projects are related to ICH. What we want to do is to represent different communities around an ICH element in the exhibition and focus on transmission, and we want to validate their expertise. So we identify 3 different ICH levels. One ICH level is connected to one current group of people. For example, a cultural society. You can grab it. It's very logical around one organization. And the next ICH level is connected to several societies, communities, or individuals. They might know each other, but they not necessarily work together in an active way. And then the third group of ICH is connected to it's very wide and open, and you can't grab it. You have to search for who is involved with it, and several individuals, groups and communities not necessarily knowing each other are working together. So we are going to experiment with those 3 scales of types. And what we are going to do is that we will define and document the community in detail. We will interview them, and we will interview the key persons of the groups, and then we will investigate their needs. And then we will identify their unique properties and outline the essence of their actions and visions. So when we project this theory on lace and Lierse Kant, you can see it in here. It's an old tradition, and people now also practice it. So we defined the different people and groups, and we have first the academic people, the people with historical knowledge. Then we will have the educational people who teach the Lierse Kant in the Academy of Lier. Then we have the descendants of previous manufacturers, who can tell us about the economic aspects of Lierse Kant. And then we have enthusiasts, like the woman you saw, who exercise the Lierse Kant technique today. So what we are going to do is, so we are getting in a relation, in connection with them. We are going to define and document them, and then we will make visual portraits of them and bring them into the museum. Especially portraits of their, the essence of their vision, because they all have a particular point of view on Lierse Kant, and it's very, the diversity of the communities and the groups in the videos, we want to bring that into the museum. And then they also help us with selecting the objects for the presentation, and they also help us by making their personal stories, we bring it into the texts, the museum texts. So what they do in our program, our activity program, is that they will ask them to do some demos and ID days to identify pieces of objects of Lierse Kant still with the with the people who live in Lier. A lot of people have Lierse Kant in their houses, and they can come to the museum, and then we can exchange some experience about it. Thank you.
Agri, e anche qui abbiamo sempre più conferme di quanto abbiamo concezioni tutte diverse, no? Museo soprattutto, perché è interessante quando dici che la partecipazione inizia dai bisogni delle collezioni, quindi da quello che avete già nel museo, nel primo museo. Quindi è interessante perché da lì è una partecipazione che solleciti a partire dalle collezioni già esistenti, mi sembra di aver capito. Quindi insomma ci sarebbero tante cose da dire. Io passerei subito la parola al pubblico se ha domande. Allora, io particolarmente ho apprezzato tutte le relazioni, ma mi interessava particolarmente la terza, quella sul craft, Zeum, e volevo chiedere, state riuscendo, cioè voi che siete affermati, state riuscendo in una cosa molto bella, state riuscendo quando ci dite, state riuscendo in un'attività estremamente positiva anche per le che non solo a mantenere e sviluppare questa esperienza nell'isola, nel posto dove avete, ma anche per una rete attorno. Mi domandavo, c'è un rapporto con le istituzioni? Perché non ho sentito una relazione parlare, cioè le istituzioni locali cooperano a questa sforzo che voi state facendo. Per esempio, faccio un esempio, nella regione Veneto finanzia molto poco, eccetera, ma qualche volta finanzia e questi progetti di formazione artigianale, le cose in cui, volendo appunto passare e trasmettere questi saperi tradizionali, è possibile associazioni come il FENSE, mi dispiace che non ci sia qui Alessandro, altrimenti ne avrei parlato lui, è possibile utilizzarle per cercare di trovare nuove energie, diciamo, quindi trasmettere anche quei saperi all'interno dei progetti di formazione. Ho l'impressione che quando non ci siano finanziamenti la cosa diventa molto più complessa e articolata. Allora vi chiedo, siccome non se ne è parlato, avete anche una partecipazione istituzionale, aiuti da parte delle istituzioni locali nello svolgimento di questo lavoro che state facendo? Quindi complimenti a prescindere. I have a question for Andrea Rossi about the mapping, the community mapping. And I'm interested in, does that actually inform you about different views from within specific cultural communities, groups, whatever? In other words, my concern is that often there are views which are maybe not voiced very strongly, and there's a very interesting example in some of UNESCO's capacity building materials concerning community-based inventory, where in an African village, men and women separately were asked to map their, you know, location, and they came up with completely different maps. And so this is the basis of my question for you. Have you had that experience yet at all? In other words, of having different groups within a larger group or community expressing a very different understanding of their physical environment? You actually asked two things. Do you get assistance from local partners, I think? And the other one was how about money? The assistance from local partners, I think a program like this is impossible without your local partners, without assistance from your communities around you. And it also gave us a new position within the society we live in. We are part of a living society. We want to be part of a living society. But we also want to be an example for others, because we cannot collect all the information on our own. It's a societal obligation. So we want to show new ways how you can deal with intangible heritage. And the cooperation with the local partners is more in the dissemination of the experience and the knowledge we have
accumulated the last couple of years than in them assisting us. That sounds maybe strange, but that's the role we have in the area we live in. And then you are asking about money. Well, money is obviously very important because you need a lot of money to. Sorry. Okay. You need a lot of money to start projects like this because you have to learn everything from scratch. That's why we made the handbook. The handbook is a way of helping others to proceed much faster than we did. And I'm hoping, I'm not sure where Jasper is, but I'm hoping that he's there, he's not listening. I'm hoping you will use our handbook as an item in the toolkit, because others can use it. It's really like a recipe book. And you can use all three levels, but you can also use one level. You can just focus on the secure, just focus on the innovation. But you can also make them all three of them. And if you use the recipe, you need less money because you do not have to do all the research and all the drug. You do not have to deal with all the drawbacks. I'm not sure if that answers your question, but more or less. The public authority, I also. Okay, the public institutions. That we get a lot of moral assistance from the local politicians. Grazie. Grazie per la domanda. Cerco di risponderlo, anche se è uno dei temi che va al nocciolo della questione, non so dire. E una mappa ha senso nel momento in cui è una mappa di comunità, ma necessariamente si rivolge a chi vuole partecipare. Quindi c'è tutto un elemento iniziale per cui si decide di fare una mappa, perché e a chi ci si rivolge. E chiaramente i risultati di una mappa sono lo specchio di chi partecipa sostanzialmente. E quindi è necessario considerare una mappa come un elemento temporaneo di un inventario che è collegato a una delle comunità che insistono su quel territorio, o comunque a dei gruppi. E per esplicitare questo noi mettiamo sempre una data precisa e evidenziamo anche il gruppo di lavoro che in qualche modo ha alimentato e ha costruito il processo. Quindi solamente in questo senso, se è una mappa appunto dinamica, che quindi di volta in volta raffigura un vissuto, raffigura uno scenario così come è percepito dalle popolazioni che lo abitano, ha senso. È anche vero che però è necessario all'interno di un contesto coinvolgere più voci possibili. Ad esempio nel nostro caso sono piccoli paesi di montagna. Cerchiamo sempre che il gruppo di lavoro sia espressione di un po' di tutte le tipologie che possono essere presenti. Ad esempio è molto importante sia il punto di vista dell'anziano, perché la memoria storica è quello dei giovani, e quindi molte volte ci sono delle tracce di questionari che sono distinti chiaramente sui due livelli. Così come ad esempio l'elemento del nuovo abitante, di persone che hanno scelto di abitare quel territorio e di riabitarlo, dove a volte il punto di vista è ancora innovativo e anche molto più interessante perché appunto c'è una scelta dell'abitare su quel territorio e non è un dato di fatto, no? Quindi anche questo è un altro elemento particolarmente importante. E attualmente stiamo facendo una mappa con dei giovani di un territorio, quindi ancora una volta una specifica parte di quel paese, di quella comunità che ha scelto la mappa per esprimersi e anche per andare a definire quello che è il programma di lavoro che loro vogliono innestare sulla storia di questo piccolo paese che vogliono valorizzare. E poi forse la mappa, se è anche sul web, permette di essere continuamente, rimane sempre aperta e partecipata, immagino, se l'avete pensata in questo modo. In questo caso non è una mappa, non è una mappa che si rinnova continuamente, esistono anche esempi di questo tipo. Un esempio che abbiamo fatto noi invece è una via di mezzo tra una mappa di comunità e la banca della memoria, per cui è una mappa interattiva e apre delle finestre in cui sono gli abitanti stessi di quel contesto che raccontano
aspetti della loro specificità culturale, dalle ricette piuttosto che le leggende, i modi di dire, i modi di fare l'artigianato. Io non posso far altro che ringraziare, perché dalla regia mi dicono che abbiamo finito il tempo, quindi se ci sono altre domande le rimandiamo al dibattito finale. Quindi passiamo alla terza sessione, invito a salire Vita Santoro, che coordinerà la terza e ultima sessione prima del dibattito finale. Grazie a tutti gli interventi.